Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la pagina sindacale, il prossimo 25 maggio la FIT CISL, la UIL Trasporti e la Faesa CISL hanno proclamato una giornata di sciopero dell'intero comparto del trasporto pubblico locale. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, sono state illustrate le ragioni della protesta. Andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Paolo Renzetti. Quali sono le ragioni di questa giornata di agitazione che si terrà il 25? Beh, noi siamo molto preoccupati per uno stallo che si registra nella prosecuzione delle attività di competenza della Regione Abruzzo rispetto alla riforma dei trasporti. Abbiamo fatto la società unica di trasporto, mancano dei pezzi importanti. Il primo è la definizione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. Su questo c'è una diatriba tra il presidente della seconda commissione, l'ex consigliere delegato dei trasporti, per delle relazioni di traffico commerciale sull'Aquila. Noi riteniamo che debba essere immediatamente aperto un tavolo di confronto di merito e bisogna far avanzare il processo di trasformazione della delibera di giunta in legge regionale. Questo è necessario sia per consolidare l'in-house dell'affidamento attuale dei servizi, del 67% dei servizi, conseguentemente permette di salvare 1.600 posti di lavoro dei dipendenti di Tua, ma non solo questo, consente anche di indire le gare che servono per affidare ai vettori privati il restante 34%. Oggi in conferenza stampa avete anche parlato di una perdita di Tua durante l'esercizio in corso. Sì, non è solo una perdita di Tua, cioè nel 2014 avevamo 187 milioni di euro ferro gomma di finanziamento, adesso siamo a 177 milioni, ci sono 10 milioni in meno. Quindi su tutto il TPL abruzzese questa cosa pesa e quindi dovremmo capire come intervenire e la Regione dovrebbe individuare i servizi minimi in rapporto ai soldi che ha, eliminare le sovrapposizioni perché ci sono e vedere quali sono i servizi minimi da mettere a gara. Senza questi servizi minimi che alcuni vorrebbero bloccare, non si può fare neanche legale. Adesso resta soltanto da fare l'ultimo passaggio, che è quello dell'approvazione della delibera, che consentirà l'affidamento dei servizi alla società per tutto il resto del territorio, perché quei chilometri che sono stati sottratti alla contribuzione, perché gestiti anche dai privati, vengono spalmati su altre relazioni delle aree interne, nelle aree penalizzate. Faccio un esempio per tutti: un lavoratore di Castiglione che va a Vasto, nessuno ha considerato di questi attori che stanno sul tavolo, che probabilmente quello viene con la macchina e invece potrebbe fruire di un servizio migliore, dando una corsa aggiuntiva. Quindi i contributi dei cittadini abruzzesi vanno impiegati in maniera utile ed efficiente. Ora ci spostiamo a Teramo, dove questa mattina sotto la sede del comune si è svolta la protesta dei lavoratori della cooperativa sociale Tercop, che in 18 perderanno il proprio lavoro a causa della nuova gara sui parcheggi a pagamento decisa dall'attuale commissario prefettizio. Accanto ai lavoratori sono scesi in piazza anche i sindacati CGIL e CISL, sempre di Teramo. Sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli. Sit-in di protesta sotto la sede del Comune di Teramo contro il nuovo piano dei parcheggi a pagamento elaborato dal commissario prefettizio Luigi Pizzi. La determina del bando che introdurrà i parchimetri è già stata firmata e prevede 18 licenziamenti su 27 lavoratori della cooperativa sociale Tercop, attuale gestore del servizio Strisce Blu nel centro storico della città. A protestare in strada contro una gara che manderà a casa decine di operatori c'erano anche i rappresentanti dei sindacati CGIL e CISL di Teramo, che insieme ai dipendenti della Tercop hanno poi incontrato il commissario per una possibile ma difficile mediazione. Qual è la situazione? Cosa chiedete? Cosa sperate di ottenere visto che già c'è una determina? Noi speriamo di ottenere condizioni migliori rispetto a quelle che sono previste nella determina e quindi nel bando che si prepara, che il Comune sta predisponendo, perché il problema che noi poniamo è quello ovviamente della salvaguardia occupazionale e della possibilità per i lavoratori della Tercop di gestire debiti pregressi che si sono accumulati a causa della incapacità della politica cittadina di decidere. Oggi
oggi il commissario ha anche peggiorato, diciamo, l'inerzia di tutti i politici che abbiamo incontrato in questi anni, ovviamente in sedi istituzionali e per ragioni istituzionali. Chiediamo che siano riassunti tutti e 26 lavoratori. Oggi stanno facendo un bando che prevede l'occupazione per 9 lavoratori soltanto. Sarebbe, diciamo, una disgrazia per tutti quanti i dipendenti della Tercop, che noi conosciamo, che è una cooperativa sociale vera che sta su Teramo, sono tutte persone che vediamo da sempre e che rischiano non solo di perdere il lavoro ma anche il disastro economico, perché il debito che oggi la Tercop ha nei confronti del comune ricadrebbe sulle teste dei lavoratori oggi attualmente impiegati. Adesso apriamo una ampia pagina di cronaca. Iniziamo da una notizia da poco arrivata in redazione, che arriva dalla Marsica e da Carsoli, dove una donna è stata trovata morta all'interno di un appartamento che, leggiamo dal sito di Marsica Live, si troverebbe in via Carlo Scarcella, una piccola traversa del centro storico. Una donna di nazionalità romena di 44 anni è stata trovata a cadavere all'interno dell'abitazione. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri. Non si esclude alcuna pista, ma insomma è stato arrestato il compagno, e dunque è un omicidio, perché sulla donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenze e percosse. Chiaramente bisognerà capire nelle prossime ore il movente, il perché di questo omicidio, che purtroppo continua la striscia di sangue iniziata ieri nella nostra regione. Proprio dell'accoltellamento di ieri a Pescara e dell'omicidio di Russo parliamo adesso, perché verrà effettuata domani dall'anatomopatologo Cristian Dovidio l'autopsia sul corpo dell'uomo 58 anni ucciso ieri mattina nel corso di una lite condominiale ad opera del 51enne Roberto Mucciante, che ora si trova nel carcere pescarese di San Donato con l'accusa di omicidio aggravato. L'esame autoptico servirà a stabilire quali sono state le coltellate fatali e da quanti fendenti è stata raggiunta la vittima. Domani sarà presente all'autopsia un medico legale di Foggia, nominato dalla famiglia di Russo, che, lo ricordiamo, è originario della provincia foggiana, in particolare di Apricena. Intanto i carabinieri stanno ascoltando e continuano ad ascoltare i vicini di casa di Russo e Mucciante per capire quali fossero i reali rapporti fra i due. Non risulta agli investigatori, come invece è emerso in un primo momento, che Mucciante, incensurato, avesse avuto in passato problemi psichici. Attualmente non lavorava ed era alla ricerca di un'occupazione. Nelle prossime ore si saprà quando il 51enne verrà ascoltato dal magistrato, il pubblico ministero Valentina D'Agostino. E continuiamo con la cronaca. Stava accarezzando il cane di famiglia quando le si è rivoltato contro. Vittima una bambina di 5 anni che ha riportato serie ferite al volto. L'aggressione è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio a Scerne di Pineto, dove la piccola vive con la famiglia. I genitori, appena hanno sentito le urla della bambina, l'hanno tratta in salvo e poi l'hanno trasportata con un proprio mezzo al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo, al Mazzini. La bambina è arrivata attorno alle 19 con il volto pieno di sangue. Il cane infatti le ha azzannato più volte il viso, causando le ferite profonde al naso e a una guancia, lesioni meno gravi sotto gli occhi. La bambina sotto shock è stata curata dai medici del pronto soccorso e poi è stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Per fortuna non corre pericolo di vita. A causare l'incidente è stato un Alaskan Malamute, un cane di taglia grande, un animale molto robusto che viene impiegato ancora oggi per trainare le slitte sulla neve. Adesso proseguiamo con il nostro telegiornale. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casoli e Taranta Peligna nella giornata di ieri resterà nella storia della regione al pari di quella del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Dal sacrario dedicato alla Brigata Maiella a Taranta Peligna emergono tante storie, molte ancora oggi di insegnamento, come ha ricordato lo stesso presidente della Repubblica nel suo discorso tenuto all'interno del teatro di Casoli. Andiamo a vedere insieme il servizio.
Resterà nella storia dei luoghi appartenuti alla Brigata Maiella la visita di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un giorno particolare, quello del 25 di aprile. Più che un simbolo, in una fase difficile della vita democratica del Paese, una fase di transizione in cui le forze politiche stanno cercando a fatica un difficile equilibrio per dare un governo alla nazione. E forse non è un caso che il presidente Mattarella abbia ricordato lo spirito patriottico risorgimentale di quel movimento partigiano di liberazione che, partendo dall'Abruzzo, fu decisivo per la vittoria contro il nazifascismo. E dal sacrario di Taranta Peligna, dedicato proprio alla Brigata Maiella, emergono tanti volti e innumerevoli storie. Oggi tramandate e ricordate dalla memoria dei figli dei partigiani, come quella di Antonio Manzi, ripercorsa dal figlio Angelo. Quando provavo da bambino a chiedere, lui mi diceva sempre sono cose brutte, tu sei un ragazzo, non ci pensare, sono cose brutte. Lui ha fatto 18 mesi volontario, da Fallascoso fino a Brisighella, tutta l'epopea della Brigata Maiella, quindi la campagna d'Abruzzo, la campagna delle Marche, via via fino alla liberazione di Bologna e poi la cerimonia di scioglimento a Brisighella. Mio padre aveva 19 anni quando si è arruolato ed era quelli che erano, era la classe del 25 ed erano chiamati alla leva, quindi o la leva o la renitenza alla leva, volontari nei partigiani, insomma, fece una scelta di campo se ne andò coi patrioti. Lui è morto nel 2000, si lamentava del pessimo risultato della Repubblica, ma in verità poi io credo si sarebbe ravveduto a partire dal 2001, insomma, con la visita del presidente Ciampi, qui stavolta il presidente Mattarella, ma insomma ogni anno il 25 aprile questo è un posto importantissimo nella storia della nostra Repubblica, veramente un posto importantissimo. E pensare che questa è stata l'ultima battaglia del comandante Ettore Troilo, che appunto voleva costruire un luogo della memoria per i suoi ragazzi, per i suoi morti, e ha lottato fino alla fine. Tante invece restano le stragi di guerra impunite, come quella di Gesso Palena, su cui, racconta la presidente dell'intergruppo parlamentare di amicizia italo-tedesco, il lavoro degli storici e dei ricercatori è stato e resta importante. Purtroppo ci sono tante stragi impunite. Ecco che è particolarmente positivo il fatto che anche giovani ricercatori approfittino del loro periodo di studio per portare alla luce vicende storiche locali destinate altrimenti al dimenticatoio. Estremamente proficuo. Mi auguro che, così come questa vicenda è stata possibile essere portata alla luce per Casoli, lo stesso possa dirsi per altre stragi finora purtroppo troppo dimenticate. Andiamo avanti. Antonio Innaurato si è dimesso oggi da commissario dell'Ater Lanciano Vasto dicendo: lascio un'azienda sana con bilancio in attivo. Entrerà in consiglio regionale al posto di Camillo D'Alessandro e continuerà ad occuparsi delle politiche della casa e di aree interne. Vediamo insieme il servizio. Mi dimetto da commissario dell'Ater Lanciano Vasto, anche se ho appena ricevuto il mandato per altri 3 anni. Così Antonio Innaurato lascia l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, dove si era insediato a dicembre 2016, e accetta di diventare consigliere regionale in quota PD, subentrando al dimissionario Camillo D'Alessandro, divenuto deputato a seguito di elezioni politiche del 4 marzo. Porterò i temi delle aree interne all'emiciclo, dice Innaurato, raccogliendo l'appello lanciato il 25 aprile dal sindaco di Casoli alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Le dimissioni dall'Ater hanno effetto immediato, l'ingresso al Consiglio regionale avverrà il 1 maggio. Ma io sono molto determinato, soprattutto considerando la volontà degli elettori. Cioè, la volontà degli elettori si è espressa sulla mia candidatura in maniera molto significativa, circa 3.000 voti. Oggi c'è l'opportunità di rappresentare questo territorio nel Consiglio regionale. Io penso che sia un dovere da parte mia rappresentare queste esigenze e soprattutto riportare l'esperienza che ho maturato in questi anni, l'esperienza di sostegno a quelle attività in cui mi è stato chiesto di poter contribuire e dare una mano.
Restiamo in regione, a Pescara sono stati presentati i risultati del progetto Si Forma, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e dedicato ai servizi inclusivi per la formazione. I ragazzi interessati provengono da 42 paesi. Vediamo. 31 corsi di alfabetizzazione per 400 cittadini stranieri. Apprendimento della lingua italiana, nozioni di educazione civica e altri servizi complementari come il babysitting per le giovani mamme e le attività di mediazione linguistica e culturale, fino ai percorsi di aggiornamento per i docenti tenuti dall'Università per Stranieri di Perugia. Sono alcuni dei risultati del progetto Si Forma, servizi inclusivi per la formazione, presentati oggi a Pescara nel corso di un incontro a cui ha preso parte anche l'assessore alle politiche sociali Marinella Scrocco. Un'iniziativa avviata una anno e mezzo fa, finanziata dal Fondo FAMI, Asilo, Migrazione e Integrazione, in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, l'Ufficio Scolastico Regionale, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti dell'Aquila, Pescara Chieti e Teramo. Al progetto hanno partecipato anche le prefetture, le amministrazioni comunali di Pescara, Fossa Cesia, l'Aquila, oltre al CODEM. Loro vogliono conoscere il paese in cui si trovano, vogliono capire come muoversi, cosa fare per poter integrarsi, per poter trovare occupazione. Questo progetto è in parallelo a una serie di progetti che stiamo facendo affinché l'integrazione possa essere reale, possano i ragazzi e gli adulti essere considerati, perché lo sono, una vera risorsa per il nostro paese. Di fatto stiamo, grazie anche all'ufficio regionale scolastico, aiutando i comuni a far sì che l'integrazione anche negli SPRAR possa essere un'integrazione reale. Torniamo a Teramo. L'assemblea della Gran Sasso S.p.A., società in liquidazione, attuale gestore degli impianti sciistici di Prati di Tivo, grazie alla mediazione della provincia, presto assolverà tutti gli oneri e la gestione degli impianti sarà messa a bando pubblico. Sentiamo. Si è riunita a Teramo l'assemblea della Gran Sasso S.p.A., società di gestione degli impianti sciistici di Prati di Tivo. Un appuntamento importante, visto che l'assemblea sarà chiamata ad esprimersi su novità importanti e sulle iniziative assunte dalla provincia per trasformare la S.p.A., ora in liquidazione, in una più agile e meno costosa S.r.l., approvare i bilanci rimasti in sospeso, raggiungere il pareggio finanziario. Tutte attività necessarie per arrivare all'obiettivo di mettere sul mercato la gestione degli impianti della stazione turistica. Dunque, molto è stato fatto, senza clamore, ma con grande determinazione, come conferma il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Una stazione meravigliosa ai piedi del Gran Sasso, ma che futuro ha? Noi abbiamo avviato un lungo percorso di risanamento e anche di regolarità della situazione. Il mio obiettivo era quello di restituire una stazione efficiente e che si reggesse con i numeri anche per il futuro. Questa è l'operazione che stiamo portando in porto. Oggi c'è una prima assemblea in cui, tra le altre cose, sempre in un'ottica di riduzione di costi, procederemo a dare l'avvio alla trasformazione della società da S.p.A. in S.r.l. Il 9 maggio è convocato un consiglio provinciale appositamente sulla GST, sia per la trasformazione ma anche per la nuova convenzione. Stiamo lavorando per, ripeto, dare una prospettiva a quella stazione sciistica, così sciistica ma anche insomma estiva, montana, così importante per il nostro territorio. E naturalmente, una volta che noi avremo completato questo procedimento, poi toccherà agli operatori privati, io spero agli operatori di quella zona, che insomma invito a cominciare a prepararsi per le prossime stagioni. Alcune cose che sono state dette le considero quantomeno ingeneroso. In assemblea sono state spiegate le operazioni che noi abbiamo messo in campo e quindi quello che abbiamo in silenzio fatto, come sempre, cioè quello di lavorare e stare poco, diciamo, dietro le chiacchiere spesso da bar o da social, che contribuiscono soltanto a dare ulteriori difficoltà a quella stazione.
Adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara. Seduta a porte chiuse questo pomeriggio per il Delfino che prepara la delicata trasferta delle Liberati di Terni contro i rossoverdi del grande ex Luigi De Canio. Problemi specie in difesa per Pillon che dopo aver perso Campagnaro, stagione finita per l'argentino, e coda per squalifica, rischia di perdere anche Fornasier. Il centrale infatti ieri si è fermato e ha svolto sedute di fisioterapia. Con Bovo, anch'esso ancora fermo ai box, anche se per poco, se Fornasier non dovesse farcela, accanto a Marco Perrotta verrebbe riproposto Andrew Gravillon, che non gioca dalla partita col Brescia del 29 marzo scorso. Gli esterni, anche sugli esterni c'è qualche problema, accusato da Mazzotta, che a causa di una leggera distorsione alla caviglia ha lasciato l'allenamento anzitempo. Le sue condizioni ovviamente saranno valutate attentamente, mentre ancora out anche Falco, che non si è allenato e a due giorni dalla sfida contro le Fere, ammesso che recuperi, partirebbe comunque dalla panchina. In casa umbra da tenere d'occhio Adriano Montalto e Luca Tremolada, due dei protagonisti di una rimonta salvezza dei rossoverdi, reduci dalla vittoria nel derby contro il Perugia. Per quanto concerne invece la situazione infermeria, oltre all'infortunato Diego Albadoro e ad Alessandro Bordini, impegnato con la nazionale Under 20, ieri non si sono allenati con gli altri nemmeno Andrea Sala e Daniele Gasparetto. Il portiere risente ancora della contusione alla spalla destra, retaggio del derby del Curi, e ha lavorato in maniera differenziata. Prevalentemente palestra per il difensore ex spalla a causa di un fastidio alla schiena. Si è allenato a parte anche Matteo Capitani. Seduta di allenamento sotto gli occhi del presidente Ranucci con De Canio, che ha provato il 4-3-1-2, segno che contro il Pescara si possa tornare a questa struttura difensiva. Oggi doppia seduta per la Ternana sul terreno dell'antistadio Taddei. Intanto sarà Luigi Nasca a dirigere la partita, in programma sabato alle 15. L'arbitro della sezione di Bari sarà coadiuvato dai signori Alessandro Cipressa della sezione di Lecce e Michele Lombardi della sezione di Brescia. Quarto ufficiale Antonio Giua della sezione di Olbia. Adesso andiamo in Serie C. In gol nel finale della gara di andata contro il Fano, il centravanti del Teramo, Antonio Bacio Terracino, sogna di poter replicare quanto fatto nella partita di domenica contro i marchigiani, fondamentale per la rincorsa alla salvezza diretta. Sentiamo il servizio. Ma dopo San Benedetto comunque ci siamo rimasti un po' male, perché sapevamo quanto la gente ci tenesse a vincere quella partita, però dopo San Benedetto abbiamo subito resettato e pensare a questa qui, che possiamo dire che è già un play out. Ma sinceramente i risultati li abbiamo accolti bene, anche perché noi sappiamo che comunque dobbiamo andare a Fano a fare la nostra partita, indipendentemente dai risultati degli altri. È ovvio che sarà una partita tosta, difficile, ma dobbiamo andare lì con le giuste motivazioni, con la giusta cattiveria, grinta, e cercare di portare a casa un risultato che sia la vittoria. Noi sicuramente andremo lì per vincere, perché sappiamo che la vittoria è fondamentale, quindi dobbiamo pensare solo ad andare lì a fare il risultato. Sta a noi adesso dare il 100% e cercare di fare una prestazione ai massimi livelli. Ma io spero di dare il mio contributo facendo sicuramente gol, però ripeto, se non sono io a segnare, sicuramente ci sarà qualcun altro che proverà a portare la squadra in vantaggio e a far sì che noi portiamo a casa i tre punti. Sicuramente dispiace, perché sappiamo che Sasà è un giocatore importante e sicuramente ci stava dando una mano e ci avrebbe data anche in queste partite finali. Purtroppo si è beccato questa squalifica e quindi dovremo fare a meno di lui, ma ci saranno sicuramente altre persone che ci daranno una mano sicuramente.
Andiamo avanti. Sabato, domenica e lunedì, tre giorni di eventi sportivi presso il Centro Universo di Silvi Marina, gare a carattere internazionale come il Race Across Italy, passando per l'Aquathlon per i più piccoli. Due appuntamenti all'interno del vasto calendario della festa dello sport. Sentiamo il servizio realizzato da Jacopo Forcella. Tre giorni di grande sport, 28, 29 e 30 a Silvi Marina. Il centro di gravità sarà il Centro Universo e il suo Sport Club, che all'interno della festa dello sport della cittadina adriatica sarà il punto di riferimento per alcune delle manifestazioni principali di un calendario ricco e fittissimo. Innanzitutto ospiterà la partenza della sesta edizione del Race Across Italy, una adriatico, terreno adriatico in bicicletta attraverso tutti i parchi del centro Italia. È un evento di, si chiama di ultra cycling, sono 770 chilometri in linea e ogni partecipante sul nostro percorso potrà gestire al meglio delle sue possibilità, insomma, la strategia della manifestazione. Quest'anno la grande novità è che partiremo, ecco, grazie al Centro Universo che ci ospiterà, partiremo dal Centro Universo, quindi atleti che vengono praticamente da 16 nazioni percorreranno questo percorso che attraversa un po' tutti i nostri parchi. Domenica 29 poi spazio anche all'acqua e alla corsa. Lo Sport Club infatti vedrà i più piccoli misurarsi in una manifestazione di aquathlon. Poi facciamo concorrere i bambini dai 6 ai 18 anni, i futuri triatleti, e faranno acqua e corsa, quindi faranno i più piccolini 25 metri in acqua e dovranno correre per 100 metri, i più grandi faranno 1500 metri e circa un chilometro di corsa. Quindi è un evento per noi importante perché è un evento interregionale e che questo è il primo anno che lo organizziamo, ma sarà un evento che cercheremo di organizzare tutti gli anni, dove cercheremo di incentivare i giovani atleti. Turismo dal carattere sempre più sportivo, con la Proloco Silvarola impegnata nella coorganizzazione insieme alle varie associazioni degli eventi di primavera. Abbiamo coorganizzato insieme alla Race Across Italy questa festa dello sport. Quest'anno con la novità è che lasciamo le piazze, ma siamo stati ospitati dal Centro Universo. Quindi tutto il centro sarà teatro di sport aperto a tutti, sport che vanno dal tiro con l'arco al tennis tavolo, al karate, piuttosto che la ginnastica artistica o il group cycling. La Proloco ha questa missione, quella di essere a disposizione delle associazioni, fare da aggregante per la promozione del territorio e del turismo, quindi ci è sembrato giusto essere a fianco di questa bellissima organizzazione per la festa dello sport. Il Centro Universo dunque si conferma attrazione fortemente sportiva, con l'ambizione di diventare il riferimento principale per atleti di ogni genere. Noi siamo ovviamente contentissimi di poter ospitare questi eventi sportivi. Abbiamo creduto molto nel progetto sport, considerando che abbiamo dedicato un'area importante con centro piscine, palestre, e quindi il nostro centro è dotato di una grande area sportiva. Avremo a breve due grandi brand che arriveranno nella nostra galleria, stiamo completando tutti i lavori e per questo motivo abbiamo creduto di ospitare loro in modo tale che questo centro diventa un punto di riferimento sul territorio, sul tessuto ovviamente sportivo, perché gli atleti lo iniziano a individuare come un appuntamento annuale, ma soprattutto dove i ragazzi si possono avvicinare per entrare nel mondo della competizione, dell'agonismo. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento settimanale con Velò, la trasmissione dedicata interamente al mondo della bicicletta, con in studio come sempre in conduzione Jacopo Forcella assieme agli ospiti del patron Luciano Rabbottini. Per quanto riguarda l'informazione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. I nostri servizi sono disponibili come sempre sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.